Dopo essersi fatta conoscere con le avventure gratuite Colleen e le tresori della Mouette Noire e Donald Dowell and the Ghost of Barker Manor, la piccola software house italiana Ape Marina, talmente piccola da essere composta da sole due persone, Giovanni Ottomano e Andrea Ferrara, tenta il balzo verso il mondo dei giochi commerciali, con l'aiuto dell'altrettanto piccolo publisher britannico Screen 7. Le avventure di Alfio saranno all'altezza del compito? Scopriamolo! Ogni giovane disoccupato ha un sogno, un lavoro facile, poco faticoso e ben pagato, ed il giovane Alfio, Alfred, nella versione internazionale, sembra averlo realizzato, custode di una biblioteca chiusa al pubblico, con l'unico ordine di non allontanarsi mai dalla stanza, se non per brevissimi periodi. Ma il baldo giovane riesce a rovinare tutto. Pochi minuti dopo essere entrato in servizio, riesce nell'impresa di liberare un demone e condannare l'intera umanità, dato che la biblioteca in cui si trova è magica. In essa sono contenute tutte le storie inventate dagli uomini, senza le quali la civiltà sparirebbe. Ovviamente Oblivion avrà l'obiettivo di distruggere, o meglio corrompere, tali storie. Su consiglio del saggio Merlino, Alfio dovrà quindi avventurarsi nei mondi descritti nei libri, cercando infine di arrivare all'unico in grado di fermare il demone, Gilgamesh. Una storia non del tutto originale, quella della biblioteca magica, ma comunque affascinante, ed ideale per dare ad un gioco una grande varietà, che però Tales non riesce a sfruttare come dovrebbe. L'intera storia soffre di una lentezza a volte esasperante, complici anche un protagonista tutt'altro che carismatico, o almeno simpatico, ed un cast di comprimari che, tranne poche eccezioni, non risalta per la caratterizzazione. Il gioco si trascina quindi lentamente, dialogo dopo dialogo, spesso troppo lunghi e noiosi. E le stesse situazioni che andremo ad affrontare non lasciano mai il segno. Come i precedenti lavori di Ape Marina, anche Tales è un'avventura punta e clicca di stampo classico. Dovremo quindi darci da fare per risolvere enigmi basati sull'utilizzo degli oggetti dell'inventario, conversazioni con i personaggi, necessarie per sbloccare nuove zone e nuovi puzzle, e piccoli minigiochi, dal vago sapore di già visto, come la solita variante dello Spacca 15 o il Tris. Più ispirati sono gli enigmi basati sugli oggetti, purtroppo però piegati da una scellerata scelta di design. Ogni mondo che visiteremo avrà un suo inventario e l'unico modo che avremo per trasportare oggetti da un mondo all'altro, attività indispensabile, sarà utilizzare una borsa magica donataci da Merlino, che però potrà contenere un solo oggetto alla volta, obbligandoci a degli estenuanti viaggi avanti e indietro per portare tutti gli oggetti necessari ad un enigma da un mondo all'altro. A peggiorare le cose, per spostarci da un mondo all'altro dovremo prima ogni volta far ritorno all'hub centrale, la biblioteca. Capite bene che il risultato è noioso oltre ogni umana sopportazione. Vi faccio un piccolo esempio? Vai nel mondo A, prendi l'oggetto e mettilo nella borsa. Torna all'hub, vai nel mondo B, togli l'oggetto. Torna alla biblioteca, torna al mondo A, metti un secondo oggetto nella borsa. Torna alla biblioteca, torna al mondo B, e così via, ancora e ancora. Una scelta di design incomprensibile che mette alla prova anche i più pazienti. Realizzato in quella pixel art ormai tanto di moda, Tales si presenta gradevole alla vista, ma non stupisce. Gli scenari, per quanto ben disegnati, soffrono di una certa piattezza, così come il design dei personaggi, generalmente anonimo e poco ispirato, a cominciare dal protagonista, aggiungendo quindi ad una caratterizzazione non proprio esaltante anche un design anonimo. Le musiche fanno il loro lavoro senza infamia e senza lode. Discreto ma altalenante il doppiaggio inglese. A buone interpretazioni se ne alterneranno altre al limite dell'ascoltabile. E ancora una volta, purtroppo, il nostro protagonista Alfio non ne esce bene. Piatto, monocorde, raramente riesce a trasmettere qualcosa. Presenti, ovviamente, i sottotitoli in italiano.
Per quanto mi dispiaccia dirlo, per me Tales è stata una delusione. Una storia troppo lenta, unita a scellerate scelte di design, lo hanno reso troppo noioso e solo la mia testardaggine me lo ha fatto finire. Fosse stata un'avventura gratuita come le precedenti, avrei potuto chiudere un occhio. In fondo anche Colin e Donald avevano parecchi difetti. Ma trattandosi di un gioco commerciale venduto a 10,99€ su Steam e 7,99€ su Zodiac, è necessaria una maggiore severità.